Allora, siamo qui con Pasquale Padalino, ex foggiano, ex giocatore del Foggia. In pochissimi giorni la chiamata da allenatore, la presentazione, alle prese con l'allestimento della squadra, la partenza per il ritiro e fra pochissimo anche il primo impegno ufficiale. Sensazioni di questi 10 giorni rocamboleschi? Allora, ex giocatore foggiano sicuramente, foggiano lo sono ancora. Le sensazioni sono positive perché comunque c'è entusiasmo. Siamo riusciti a mettere su una squadra anche se ancora in fase di costruzione, con dei ragazzi, alcuni che conoscono già la categoria, avendo fatto anche la Lega Pro, ed altri che invece sono completamente nuovi. Diciamo che stiamo cercando un mix, nella speranza di trovare poi ragazzi che ci possano sostenere e dare una mano in un campionato molto difficile. In che modo pensi di, e speri e credi di riuscire a smentire gli scettici che dicono di Pasquale Padalino la prima esperienza, non hanno insomma fiducia nel Pasquale Padalino allenatore perché, non per risultati negativi, ma proprio perché sia una delle tue prime esperienze importanti, diciamo. È chiaro che poi parlano i risultati. Tutte le parole che posso dire credo che non facciano cambiare il pensiero degli scettici che a priori e forse anche con un po' prevenuti si lasciano andare a giudizi affrettati, secondo me. Prima forse è il caso di guardare, di rendersi conto con chi si ha a che fare, soprattutto quelli che sono poi i risultati di un lavoro che sicuramente è partito in ritardo e quindi va modificato in base alle settimane, in base ai giorni. Non devo convincere nessuno, io devo solamente convincere i miei giocatori che sono in questa squadra perché qualcuno gli dà una possibilità importante e soprattutto che hanno il dovere verso loro stessi in primis, verso un tecnico e una società che gli ha messo a disposizione una piazza non da poco conto e soprattutto verso coloro che vengono allo stadio, i famosi tifosi, e quindi non è poco. Poi il resto credo che faccia parte del gioco, aspettiamo. Aspettiamo, intanto oggi sono usciti, proprio oggi sono usciti i calendari, come avrei visto l'esordio in campagna, contro il Gladiator, la prima in trasferta. Avrei dato un occhio a tutto il giro, a tutto il calendario. Come giudichi, se conosci qualche squadra, come giudichi gli accoppiamenti del Foggia? E anche avendo visto che il Taranto, che insomma è un'altra squadra come il Foggia di Blasone, la incontreremo alla terza giornata, quindi comunque anche il Taranto sta vivendo questi giorni turbolenti come il Foggia, si sta assemblando con i nostri stessi tempi, quindi forse è un vantaggio, tra virgolette, incontrarlo all'inizio. Beh, forse sì, forse no, non lo so. Anche noi siamo in fase di allestimento. Il Taranto è una di quelle squadre che se dovessimo guardare indietro, ogni qualvolta che ci si va a giocare contro, dovrebbe essere una partita sulla carta già persa, come lo dovrebbe essere per tutti coloro che vengono a Foggia. Però poi il campo puntualmente smentisce quelle che sono le gare vinte prima che l'arbitro fischia, dove tutti quanti, diciamo, si lasciano andare a giudizi, a risultati preventivi. Invece io sono abituato ad essere molto più pratico, non so se è un bene, però credo che qualsiasi tipo di accoppiamento ci fosse stato non avrebbe cambiato molto la nostra partenza, cioè nel senso che noi per adesso ancora non siamo quelli che dovremmo essere poi durante il campionato. Come dicevamo prima, siamo in fase di allestimento, però qualsiasi tipo di accoppiata non avrebbe discostato molto il mio giudizio. È vero anche che ci sono squadre molto più attrezzate, vedi Brindisi, l'Ischia, che hanno investito e hanno la possibilità di essersi potuti organizzare in maniera molto più agiata e avendo a disposizione più tempo anche per scegliere, cosa che noi in questo momento non abbiamo e quindi dobbiamo anche fare i conti con questi aspetti. Domenica intanto c'è la prima ufficiale, domenica prossima c'è la prima ufficiale in Coppa Italia. Pochissimo tempo per, immaginiamo, per trasmettere qualcosa ai giocatori. Cosa ti
ti aspetti di vedere da loro? Cosa ti aspetti di aver trasmesso in così poco tempo? E come dicevi, pochissimo tempo e anche un tempo molto ristretto, visto le priorità che ci siamo prefissati. E quindi trasmettere solamente, di mettere in pratica quello che in questo poco tempo siamo riusciti a fare. Se vedo che riescono a fare almeno il 50% di ciò che fino ad oggi abbiamo provato, significa che ho dei ragazzi che in qualche maniera mi seguono. Poi è chiaro che le valutazioni vanno fatte avendo a disposizione un tempo un po' più lungo, e quindi credo che sia anche giusto aspettare. Parlavi prima del pubblico, c'è il caso Zaccheria, questa diatriba degli ultimi giorni. Speri ovviamente, ed è scontato, di poter giocare lì, perché sarebbe una grossa mano e anche insomma un pregio per te. Beh, allenare allo Zaccheria credo che sia il sogno un po' di tutti. È chiaro che in questo momento è rimasto il sogno di pochi, che in queste condizioni, tra virgolette, avrebbero condiviso e accettato un progetto che in questo momento lascia delle perplessità, perché è giusto che sia così. Però molta gente ha messo la faccia in questa avventura, perché così a mio parere fino ad oggi deve essere chiamata, perché c'è stato un richiamo alla solidarietà, un richiamo all'unione, un richiamo alla città, un richiamo ai cittadini che rappresentano questa città ad unirsi affinché le sorti del Foggia Calcio non svaniscano in un anno sfortunato. Cioè, non possiamo dimenticare ciò che è stata la storia calcistica di questa città, non la possiamo dimenticare. Però credo che sia arrivato anche il momento di accantonarla un attimo, perché fare paragoni in questo momento è molto semplice. È normale che tutti vorremmo che la città vivesse il grosso palcoscenico della Serie A, per la città stessa sarebbe un grosso richiamo, per le aziende, per i ristoranti e per tutto quello che è l'indotto. Però bisogna fare i conti con la realtà, io lo ripeto e continuerò a farlo, perché è così, ci si può capitare nelle disgrazie. A noi ci è capitato dopo tanti anni di belle soddisfazioni, e quindi ora bisogna partire senza continuare a mettere davanti quello che è stato un pezzo importantissimo della nostra storia calcistica, e quindi provare a ripetersi e magari a fare anche meglio, chi lo sa. Speriamo. Parlavi prima abbiamo detto prima che c'è stato pochissimo tempo con questo gruppo prima dell'impegno ufficiale. Come hai trovato questi ragazzi atleticamente ma anche mentalmente? Qualcuno non proprio in condizione, mentre la maggior parte, devo dire la verità, hanno eseguito una preparazione estiva personale o magari sotto l'ausilio di un preparatore atletico amico, e li ho trovati in condizioni accettabili. Mentalmente? Mentalmente chi viene qui deve provare a pensare che non c'è molto tempo, anche se poi il tempo in realtà c'è. Però chi viene qui sa, deve entrare in un certo contesto, perché ognuno di noi deve entrare ormai in una condizione mentale di un certo tipo, cioè nel senso, cioè io sono a Foggia, vesto una maglia che ha la famosa storia, e quindi questo ci deve dare l'input per capire a cosa stiamo andando incontro, senza responsabilizzare oltre misura quelle che possono essere le situazioni per un ragazzo di 18 anni, 17, 19, però devono iniziare a capire che comunque quando scendiamo in campo qualcuno di importante che ha visto il calcio vero c'è, e quindi noi dobbiamo rispondere al nostro gol, alla nostra professionalità e anche a quello che
qualcuno da lassù che è pronto a giudicarci si aspetta. Pasquale, le ultime domande di colore. Hai sentito per questa nuova in questi giorni qualche vecchio compagno, faccio dei nomi a caso, Zeman, Signore, Ambato, non lo so, qualche vecchio compagno anche per gli auguri, per un in bocca al lupo? Gli amici tanti, diciamo che non mi squillava così il telefono da parecchio tempo. Questo nuovo incarico ha riaperto molte porte, non lo so se è un bene, però sicuramente mi ha fatto piacere ricevere attestati di stima da persone importanti. Sono stati importanti nel passato, lo sono tuttora, e poi qualcuno chiaramente si storce un po' il naso, ma credo che faccia parte del gioco, non si può piacere a tutti. Pasquale, in quest'anno purtroppo c'è stata pochi mesi fa la scomparsa di Franco Mancini. A Foggia ci sono stati dei tributi anche con la moglie Chiara, c'è stata una serata in suo onore, è stata intitolata anche la curva a Franco Mancini. Pensi che si possa fare, come parlo di voi squadra, società, abbiamo anche chiesto al presidente, voi squadra, società, qualcosa in onore di Franco? Credo che si possa fare sempre qualcosa per qualcuno che è stato importante nella nostra vita. Parlo personalmente, ma credo che lo sia stato anche per tutta la città di Foggia, per i suoi compagni. Con Di Bari abbiamo affrontato la questione già un po' di tempo fa e credo che stiamo lavorando in questo senso. Poi per il resto hai aperto una ferita che forse non si chiuderà mai. E quando mi metto a pensare che a volte ci soffermiamo su piccolezze, penso a quello che forse qualcuno ogni tanto dimentica o fa finta di dimenticare, e rifletto, dico, sono un ragazzo fortunato. Quindi, al di là di quello che si è o che si fa, poi i valori sono importanti nella vita. In chiusura, gli obiettivi di Pasquale Padalino per questa stagione? Gli obiettivi sono intanto di riuscire a fare il meglio di me stesso, andare anche un po' oltre quelle che sono le mie possibilità, per soddisfare e ringraziare chi in questo momento sta manifestando con molta passione l'attaccamento alla squadra, a chi la rappresenta da un punto di vista tecnico, che sono io, e a chi crede in questo progetto. Quindi già questo credo che sia per me un impegno molto importante. Ora, garantire o fare delle previsioni credo che sia difficilissimo per tutti, però l'impegno e la dedizione giornaliera, minuziosa, e stare attento anche ai dettagli credo di poterlo fare. E quindi da questo punto di vista garantisco una attenzione continua a qualsiasi cosa riguardi la sfera calcistica del Foggia, insieme ai miei collaboratori, che mi va di ringraziare a priori, al di là di come andrà la nostra esperienza. E parlo del preparatore atletico Paolo Fiore, di Lino Rabaglietti, anche lui personaggio storico importantissimo che è ritornato per darci una mano, e di Bari, che comunque è la prima esperienza che ci unisce in anticipo, perché chi si è cimentato in questa avventura, lo ripeto, è qualcuno che va al di là dei propri interessi personali, e credo che questo possa già bastare. In bocca al lupo per la nuova stagione. Crepi il lupo. Grazie. Grazie a te.